Siamo collegati con Reggio Emilia, con Celestina Tinelli, Presidente dell'Ordine degli Avvocati appunto di Reggio Emilia. Ben trovata e buona domenica, Presidente. Grazie, buongiorno. Sono giorni di chiusura, ma nello stesso tempo di lavoro frenetico, perché l'emergenza è democratica, mette tutti davvero alla frusta e sicuramente la macchina della giustizia, che già era compressa per quanto riguarda i tempi e le dinamiche di per sé stessa, è ancora messa più alla frusta da questa emergenza sanitaria. Come vi siete organizzati voi a Reggio Emilia? Guardi, a Reggio Emilia per fortuna i rapporti con il Presidente del Tribunale dell'Ordine, con il Presidente del Tribunale e con il Procuratore sono ottimi, per cui abbiamo agito fin dall'inizio a prescindere dalle linee guida di CNF firmate assieme al Ministro Mascherini e il Ministro Bonafede e poi dal decreto legge che l'ha previsto espressamente di sentire gli ordini. In realtà da noi fin dall'inizio i documenti organizzativi erano firmati, le linee guida, le prime che sono state adottate, erano firmate anche da me, dal Presidente dell'Ordine. Questo per darle l'idea che ovviamente in un clima di collaborazione e tra l'altro di stima e di fiducia abbiamo affrontato molto meglio di altri la situazione. Il problema che si è posto dall'inizio, naturalmente, è stato quello del dover naturalmente prendere atto di quel che è, cioè che i presidenti, stiamo parlando dall'inizio marzo, fino a aprile, inizio marzo, non avevano assolutamente i poteri per poter sospendere e quindi rinviare d'ufficio tutte le udienze. E questa è stata una delle problematiche grosse in cui, dal mio punto di vista, sia il Ministro della Giustizia che CSM non hanno saputo intervenire a tempo debito. Per cui ogni presidente di tribunale ha dovuto naturalmente affrontare l'emergenza cercando di evitare di violare la legge o di andare oltre i propri poteri. A Reggio ci siamo riusciti, ma tenendo sotto controllo la situazione H24 e quindi intervenendo su ogni spazio e settore, ma con una presenza attiva continua sia mia che della Presidente del Tribunale, proprio nei corridoi, nelle aule, proprio per verificare cos'altro si poteva fare per evitare assembramenti e nello stesso tempo ovviamente non bloccare l'attività, perché sappiamo che i tribunali non si possono chiudere. Per forza. E per forza, però qualcuno non l'ha capito o comunque non è intervenuto nel modo corretto e sappiamo che praticamente è dal 2 di marzo che l'avvocatura combatte mancando una norma chiara rispetto alla sospensione tipo feriale, cioè quello che si fa in agosto è il massimo che si può fare come chiusura di tribunali, no? Bene, l'avvocatura combatte dal 2 di marzo continuando a depositare gli atti in scadenza. E perché dico combatte? Sia perché in momenti di emergenza in cui anche i propri studi non hanno più certo un'attività svolta in maniera normale e ordinata, ma anche perché alcuni corti d'appello piuttosto che tribunali non ricevono gli atti perché si sono fatti interpreti naturalmente della legge facendo legge. Cioè, se bisogna chiudere tutto, bisogna chiudere tutto. Ma di fatto sappiamo che non è legge, cioè non può essere un presidente di corte d'appello a decidere cosa ricevere e cosa no. Quindi insomma le dico che secondo me l'avvocatura non meritava davvero di essere lasciata in questo stato di incertezza e per, ripeto, un modo di scrivere che in ogni caso veramente non dà certezza. Adesso è inutile che io forse entri nel merito. No, ma ha ragione, perché purtroppo è un problema diffuso da nord a sud, perfetto, Presidente. No, ma questo problema esiste e non è un'invenzione. Se non esistesse avremmo smesso naturalmente di lavorare e di depositare atti in scadenza. Questo per me è stato gravissimo. Tra l'altro ha messo nelle condizioni bruttissime anche i presidenti dei capi degli uffici,
così come i procuratori, che non avendo una norma chiara di sospensione sono costretti a continuare l'attività, e portare avanti, perché loro, anche i procuratori, i sostituti procuratori, hanno delle scadenze, come le hanno gli avvocati. A questo punto, Presidente, ecco, il futuro come, perché voi ora vi siete organizzati per lavorare un po' da casa e cercare di arginare quelle che sono le scadenze, ma da qui in avanti il prossimo imminente futuro sarà caratterizzato da telelavoro e comunque sempre da scadenze da rispettare, o si arriverà a una sospensione di termine o no? Ma guardi, noi sa che siamo in attesa dell'ennesimo decreto legge che dovrebbe uscire entro sera, che dovrebbe definire anche questa parte sulla giustizia. Purtroppo la bozza che abbiamo visto, perché come notorio circolano le bozze, ma io la ritengo una buona cosa, anche perché mette magari nelle condizioni di segnalare eventuali correzioni. Certo. Ecco, diciamo che l'attuale bozza che io ho visto girare, secondo me non risolve il problema. Ecco. Non risolve il problema, perché dà per scontato qualcosa che non è per niente scontato. È che come sarebbe, se Presidente, non si temesse di dover ammettere di avere sbagliato. Quindi questo è, lo ritengo particolarmente, come posso dire, inquietante, anche perché in un periodo di questo genere forse è necessario davvero riconoscere anche la necessità di chiarire una volta per tutte, di far stare tranquilli tutti, avvocati, magistrati. No, anche perché nei momenti di tale crisi c'è bisogno di risolutezza, ma c'è ancor prima bisogno di chiarezza, perché senza chiarezza ognuno poi ragiona a seconda della logica, a seconda delle diciamo esigenze. Che l'avvocato in particolare rappresenta degli interessi di parte, bravo, e quindi purtroppo deve sempre agire in precauzione. Non può certo, diciamo, lasciarsi andare alla leggerezza o anche al buon senso, che porterebbe certamente a ritenere che sono tutti sospesi, ma l'avvocato ha un tipo di responsabilità, non gestisce interessi propri, e questo rende oltremodo grave la situazione. No, infatti non gestisce interessi propri, gestisce diritti che sono quelli poi di una comunità, che sono quelli della cittadinanza, in quel caso i vostri clienti, ma sono cittadini, ogni avvocato cerca di difendere i diritti e di far rispettare i diritti. Presidente, noi intanto la ringraziamo, le facciamo un grosso in bocca al lupo, se mi permette, vorrei solo segnalare, lei avrà notato che stanno girando purtroppo delle pubblicità, io le definisco così, svolte da parte di colleghi rispetto a come comportarsi nel caso di applicazione dell'articolo 650 da parte delle forze dell'ordine. Video sulle autocertificazioni. Certo. Ecco, girano e davvero sono molto virali. Oggi La Stampa ha fatto di peggio, il giornale La Stampa ha addirittura pubblicato degli stralci di quel collega che è appunto uno dei video che girano, che dà indicazioni rispetto a quello che si deve o non si deve fare nel momento in cui si riceve questo tipo di verbale. Bene, questo è molto grave. È molto grave che i giornalisti, tra l'altro, è molto grave l'atteggiamento di questi colleghi, che peraltro, ripeto, si fanno pubblicità in un momento in cui davvero bisognerebbe tenere il livello molto basso di rispetto, ma oltretutto dicono cose sbagliate. E in più queste cose sbagliate, informazioni sbagliate, molto sbagliate ai cittadini, vengono addirittura riportate e quindi trovano pure eco dai giornalisti, in modo specifico La Stampa. Credo che noi faremo una segnalazione sicuramente. Ripeto, dentro questo articolo vengono trascritti proprio pezzi di questa propria pubblicità indebita, contenenti molti errori. Quindi bisogna veramente allertare i cittadini da questo punto di vista di non seguire quelle indicazioni, perché sono in buona parte sbagliate. Mi spiace che i giornalisti le abbiano raccolte. E noi ci spiace, perché facciamo parte di quella categoria. In questo momento, come le stavo sottolineando, c'è bisogno di risolutezza e di chiarezza,
e di corretta informazione, perché senza la corretta informazione purtroppo è il caos, e purtroppo in tanti momenti siamo sfociati proprio nel caos in questo paese. Bisogna dirlo e avere il coraggio di dirlo. Perché ecco, non poi tutto... aggiungo per concludere che per quanto riguarda l'ordine abbiamo per quanto riguarda l'attività dell'ordine viene svolta in smart working, quindi certo, a casa, e così molti colleghi stanno naturalmente organizzandosi per fare allo stesso modo. Domani il Consiglio dell'Ordine si riunisce in plenum e lo faremo naturalmente in videoconferenza, ciascuno dai propri studi o dalle proprie case. E così abbiamo già applicato tutto. E così bisogna fare, visto che va tanto di moda all'hashtag io resto a casa. Grazie sì. alla Presidente dell'Ordine Grazie degli lei, Avvocati di Reggio Emilia, Celestina Tinelli. Buona giornata, Presidente. Grazie, anche a lei, arrivederci.